Salve amici, oggi viviamo nell'era di internet. La maggior parte di noi senza internet si sente perduto. Con internet possiamo condividere le foto, le nostre foto, possiamo fare le videochiamate con i nostri parenti che si trovano dall'altra parte del mondo. Con internet potete vedere i miei video. Proprio per questo oggi ci troviamo qui in compagnia di Sergio, un italiano che si è trasferito da 8 anni alla Sterrenas, e ci faremo dire da lui che tipo di internet e di connessioni possiamo trovare qui alla Sterrenas. Tra l'altro Sergio sarà un esempio concreto per tutti coloro che mi chiedono se si possono trovare opportunità lavorative qui alla Sterrenas. Andiamo a conoscerlo. Salve Sergio, molti amici mi chiedono se venendo qui alla Sterrenas avranno la possibilità di connettere i propri dispositivi a internet. Vogliamo rassicurarli? Senza dubbio alla Sterrenas ci sono diverse possibilità. Parliamo di perlomeno 4 compagnie che operano nella parte centrale della Sterrenas. La più conosciuta che è Claro Dominicana, la Orange che recentemente è stata acquisita da un altro gruppo, e Viva e SiGlobal Dominicana. La differenza dei servizi sta nel tipo di tecnologia. Quindi se io vengo dall'Italia e utilizzo smartphone o tablet, posso o acquistare un servizio mobile 3G tramite un chip o tramite un apparato USB, e quindi in questo caso mi devo muovere all'interno della città, dell'area urbana, perché non devo uscire dalla copertura delle torri. Diversamente posso acquisire un servizio specifico nella villa o nell'appartamento che avrò affittato, e che potrà arrivare o via cavo come una normalissima DSL o attraverso un sistema Wi-Fi, in questo caso di SiGlobal Dominicana, che garantisce la copertura alla Sterrena non solo nell'area urbana ma in tutta la zona periferica. Sergio, per gli irriducibili che cercano internet anche sulla spiaggia, ci sai dire se c'è copertura oppure no? Direi che ci sono buone, diverse aree già coperte, non sono con un servizio pubblico ma con l'hotspot che l'hotel mette a disposizione dei propri clienti, quindi con password. Se sono cliente dell'hotel sicuramente potrò al fronte dell'hotel e a sedere di fronte alla spiaggia collegare l'apparato. Se non sono cliente dell'hotel purtroppo non ho questa opportunità, a meno che non ho comprato un apparato USB, un chip con un servizio prepago di tecnologia 3G. E per quanto riguarda la velocità di internet qui alla Sterrenas, che velocità abbiamo raggiunto? E dipende, come abbiamo visto, dalle diverse tecnologie. Quindi parlando di Claro e apparato USB o chip, potremmo raggiungere in momenti di bassa stagione, quindi quando non ci sono diversi utenti collegati, 1,5-2 megabit di velocità. Orange potrebbe, per un sistema diverso di tecnologia, arrivare anche a 3-3,5 megabit. E invece quando parliamo di servizio fisso all'appartamento in casa, Claro potrebbe raggiungere velocità di 10 megabit all'uguale di SiGlobal, sempre però con la tecnologia differente. Sergio, ti ringrazio per le informazioni e in particolare per la precisione. Ciao. Come sempre continuate a farmi le vostre domande e io cercherò in tutti i modi di accontentarvi. Ciao amici.